Ciao a tutti miei super amici nerd, benvenuti quest'oggi in questo nuovo video pro playing numero 2. Ebbene sì, dopo tipo 8 mesi porto il secondo episodio, spero di portarli un po' più frequentemente perché alla fine sono carini, grazie a... sfruttiamo sta next gen che almeno dal punto di vista delle clip di gioco si possono registrare, quindi immortalare momenti più carini. Comunque vabbè, secondo episodio che funge anche da primo, perché chi non l'avesse visto il primo diventa il primo questo, ok, vabbè. Però in questi primi 7 minuti di video volevo, prima di passare alle clip specifiche e commentarle, volevo un attimo dare il mio punto di vista riguardo alla parola pro che io spesso utilizzo nei video e che anche fa parte del nome del mio canale Mondo Pro Nerd. Vabbè, i nerd sapete chi sono, però i pro volevo su cui io mi identifico, volevo un attimo spiegarvi come le intendo, ok? Semplicemente con delle caratteristiche, devo dirvi un po' di cose in questi primi 6 minuti, spero di essere chiaro e preciso. Allora, io come sono a livello di pro? Sono un fenomeno della Madonna, quando chiamo il Goliath sono tutti contro tutti su Advanced Warfare, mi esalto all'inverosimile? Sì, ma perché ci sono dei motivi, perché esaltarsi durante, quando si gioca bene è normale, ok? Rischio di essere molto chiaro come concetto. Comunque sia, l'idea è giocare per vincere, sempre, quindi le kill è importante farle perché aiutano a vincere, soprattutto nei giochi che gioco io, cioè gli FPS. Significa rosicare. Fondamentale rosicare, sono rosichi, non hai voglia di migliorare, quindi rosicare è importante. Certe volte esagero, quindi vabbè, fa parte di questo stile di gioco. Incazzarsi, perché appunto rosicare ci si incazza. Esaltarsi, ripeto, perché quando si gioca bene è giusto esaltarsi. Riconoscere quando l'avversario è bravo e fa delle belle azioni, è importante riconoscerlo. Non sempre è così, perché soprattutto nei giochi di merda l'avversario non è mai bravo, perché è sempre aiutato da cazzate, microtransazioni, killstreak eccetera. Quindi vabbè, non sempre di meno i giochi in cui dici bravo lui. E poi vabbè, c'è il discorso competizione di gruppo, clan war, come in Rainbow Six e in Battlefield 4, ok? Dove si cerca di dare sempre il meglio. Ecco, competizioni clan war una volta erano facilissimi da fare, tutti si esaltavano per queste cose, le cercavano, le organizzavano. Adesso in questa next gen nel 2016 rimaniamo io e altri 3-4 clan su Xbox One e 8-9 clan su PS4, visto che c'è solo il doppio di console. Ormai il discorso clan war va sempre più in estinzione, cioè veramente il casual gaming ha preso il sopravvento. Quindi io in qualità di stile di vita di gioco di pro mi ritengo, diciamo, in estinzione, non c'è quasi più nessuno così, ma appunto anche perché fra beta, early access, hype per i giochi, trailer, merda, patch del day one, microtransazioni eccetera eccetera, visori, casual gaming appunto, come dicevo, che sta per arrivare, anzi no, che è già arrivato con questa next gen, niente, sta scomparendo questa idea che ho io di pro, ok? Ma non soltanto per quanto riguarda il giocatore singolo, ripeto, cioè per quanto riguarda le clan war eccetera eccetera. Cioè il pro ha voglia di mettersi in gioco nei propri giochi preferiti, ed ecco che giustifico la mia affermazione del tipo: avere tutte le console non ti rende un vero gamer, ti rende un coglione. Cioè, raga, come cazzo li giocate i videogiochi? C'è gente che vuole giocare il più numero di giochi possibili per finirli prima possibile, per platinarli o fare 1000 punti G. Ma come cazzo li vivete i videogiochi? Allora vedi come li vivo io, poi vi lascio le considerazioni, non voglio criticare chi li vive in maniera diversa. Ovvero, io quando gioco un single player cerco di medesimarmi al massimo, cerco di seguirmi nella storia, leggere sottotitoli, possibilmente fare abbastanza secondari, ma se me la sento di farle, non è che le faccio per i punteggi, non me ne fotto un cazzo. Appunto, se avessi tutte le console, avessi tutti i giochi di tutte le console, che rottura di coglioni, stare tutto il tempo davanti all'Xbox, alla PlayStation, così a giocare tutti i giochi che magari non neanche voglio giocare. Un altro aspetto fondamentale è: io gioco quel cazzo che voglio giocare. Cioè non è che se compro un gioco che magari non mi piace molto, allora perché l'ho comprato lo devo finire per forza. Se mi fa cagare, facciamo un esempio, Forza Horizon 2 sarà bellissimo quanto volete, la critica l'ha premiato eccetera eccetera, ma se non ho voglia di giocarmi 2000 campionati che sono ripetitivi, non ho voglia, non lo gioco. Cioè mi diverto quanto riesco a divertirmi e basta, non è per i punti G lo mi metto a giocarci. Inoltre, per il multigiocatore cerco sempre di fossilizzarmi, non fossilizzarmi è un brutto termine, cerco sempre di concentrarmi su un gioco nel multigiocatore. Ad esempio adesso Rainbow Six, in un altro periodo di tempo potrebbe essere Call of Duty, quando tornerà a essere bello eccetera eccetera. Non è che devo giocare 20 giochi multigiocatore e pretendere di essere bravo in tutti i 20. Cioè, che cazzo è? Devo fare delle scelte,
Ok, ho questi gusti, scegliamo i giochi da giocare. È molto semplice come ragionamento. È come dire, io voglio giocare bene sia a basket che a calcio che a golf. No, devo sceglierne uno, cazzo, sennò divento mediocre in tutti e tre. Devo cercare di essere bravo in uno. Quando mi stufo, passerò ad altro. Non dico che non si può cambiare, cazzo. Poi, ovvio che se gioco a Battlefield 4 e a Ghost, che ai tempi, diciamo, che avevano meccaniche simili, perché ormai Battlefield sono sempre più simili, posso farlo, chiaramente. Finché sono simili, va bene. Ma come ho detto, non posso giocare ad Halo 5 e a Rainbow Six insieme, ok? Quindi questa qui è un po' l'idea di quello che intendo io per essere pro per quanto riguarda la visione dei videogiochi. Per quanto invece riguarda i bellissimi giochi, come ho detto, quelli che non mi piacciono non li gioco, per esempio un The Witcher 3, che è un gioco della Madonna, cioè lo gioco allo sfinimento, ok? Perché io gioco i giochi che meritano, cioè non è che devo essere il paladino di quello che conosce tutti i giochi e quindi fa il figo, che conosce tutte le console, che conosce tutti i giochi di tutte le console, allora sono figo, no? Io, come ho sempre detto, preferisco la qualità e la quantità, sia nel giocare, sia nei contenuti di ogni gioco, ok? E adesso un altro piccolo appunto, perché voi potrete dirmi, beh, te sei un pro, ma come lo intendi tu? Non sei un pro e-sport. No, esatto, io sono contro i pro e-sport. Perché? Perché non mi piace l'ipotesi di entrare nel mondo delle sport, cioè in clan davvero competitivi a livello tedesco, francese, americano, eccetera eccetera, fare le leghe, perché in Italia ovviamente siamo dei mogul dal punto di vista, cioè non organizziamo niente di simile. Perché non mi piacerebbe? Perché, boh, a me a quel livello lì, cioè mettere il 100%, mi piace farlo nella vita vera. Io gioco a basket, cerco di essere bravo in quello. Perché quei videogiochi, secondo me, non possono essere accostati a sport come il calcio, il basket, l'hockey, il rugby, eccetera, eccetera. Perché semplicemente non c'è sforzo fisico e quindi devi più nerdi, più diventi bravo. E secondo me il talento di ogni giocatore che gioca alle sport nei videogiochi è relativo. Certo, c'è chi apprende più velocemente, chi rispetto ad altri, certo. Però è sempre questione di nerdare di più. E ultimamente, grazie a questo caso gaming di merda, le mie transazioni, anche chi spende di più. Quindi, niente, se per giocare a calcio uno deve fare tre allenamenti a settimana di 2 ore, sono 6 ore a settimana. Chi gioca nel mondo del gaming, ad esempio a Call of Duty, deve fare allenamenti da 10 ore, cioè gioca 10 ore al giorno alla console, capite? A me mi sta sul cazzo questa idea, anche perché i videogiochi fanno sempre più cagare, in più se mi è obbligato a giocare 10 ore al giorno a un gioco, cioè capite che mi sta sul cazzo, ok? Semplicemente perché chi più gioca più vince, a differenza del calcio, che non è che chi gioca di più a calcio, cioè gioca dal mattino alla sera a calcio diventi bravo necessariamente, lì c'è anche una questione di talento, di testa, di fisico, eccetera, eccetera. Qua soltanto a livello di mani devi essere bravo, ok? E quindi più giochi, più le mani si adattano. E quindi non mi piace l'idea di esport da quel punto di vista. Nonostante non mi piace l'idea di esport da questo punto di vista, comunque sì, vi ho dato la mia idea di pro. Il pro che intendo io, quello che su cui l'ideale del mio canale, eccetera eccetera. Ditemi un po' cosa ne pensate rispetto a questa idea. Pro gaming in Italia, Gimma Network ovviamente, e non pro gaming e sport, eccetera eccetera. Penso sia stato abbastanza chiaro. Non sono mai stato un casual gamer, lo diventerò perché i videogiochi stanno facendo sempre più cagare. Lo diventerò sicuramente se metteranno obbligatori i visori per la realtà virtuale. Però, ripeto, io sono molto competitivo nei videogiochi, ma non ai livelli di poter definire i videogiochi miei preferiti multiplayer che scelgo da accostarli a un qualcosa di sportivo o roba del genere. Perché, ripeto, poi quando si entra in quel campo lì, l'idea è che devi nerdare allo sfinimento e non è quello che mi piacerebbe fare. Adesso però passiamo alle clip da commentare, divertenti, che ho registrato negli ultimi mesi, dopo aver finito questo discorso, quindi entriamo. Ad esempio qua, perché Zombie sta diventando una porcata? Cioè guardate, cos'è sta roba? Perché vedo gente che va sopra questi macchinari? Zombie che vanno sopra i macchinari e fanno delirio. Perché? Perché cazzo? Una volta gli zombie erano molto genuini, in Black Ops 3 vabbè ancora peggio, oppure devi far canestro con le granate per prendere ricompense, ma che cazzo è? Io ragazzi, zombie li voglio genuini. Orde infinite, possibilmente innovate la modalità zombie, perché la solita meccanica è da 10 anni che sta la solita meccanica con 2 colpi muori, che se tirano tutti da davanti li ammazzi tutti. Dai, cazzo, innovatela, fateli diventare un po' più pericolosi. E però sempre genuini, non voglio mosche volanti, che ripeto, ok? Qui invece troviamo in salvataggio una proezza, insomma, ammazzo quello che stava cercando di... Cioè ammazzo il camper che voleva non farmi disinnascare la bomba e ammazzo anche l'altro, dopo che l'avete marcato con la granata. E quindi la proezza è fare il succa succa sulla gente, cioè dovete imparare a farlo. No, scherzo, lo fanno già tutti, cazzo, dovete... In qualità di pro dovete fare qualcosa di meglio, ovvero questo.
per poi andare a disinnescare la bomba. Cioè, vi rendete conto lo stile di Mondo Pianeta Dracoon? Ok, basta. Qui invece ho ripreso ultimamente State of Decay, che è un bellissimo titolo, non vedo l'ora che annunciano il 2 perché non si sa un cazzo, per farvi vedere che nonostante i pochi fondi dell'Undead Blobs, comunque ci sono tantissimi zombie su schermo, effetti carini, la grafica a me piace. Insomma, fatemi sto State of Decay 2, perché non ne parlate, cazzo? L'avete annunciato 2 anni fa e non si sa ancora nulla. Vabbè, pazienza. Niente, questa piccola clip di State of Decay 2. Qui invece, mi ricordo perfettamente, era quasi estate, l'ultima mia sessione prima dell'estate che sono andato in vacanza, ero con Axel a esplorare come un pazzo su Minecraft, non so perché, un'ignoranza totale, per poi... Mi sono cagato in mano, erano tipo le 2 di notte, con le cuffie, potete immaginare. Oh cazzo, mi sono cagato in mano quanto adesso l'Elite che è venuto sulle casse di Advanced Warfare. Che viene spesso sulle casse di Advanced Warfare, però un conto se lo fa una volta, 3 volte di fila, cazzo. Diventa una sveglia da mettere sul cellulare per svegliarsi la mattina. Qui invece vi presento il pelato più incazzato di sempre su Tomb Raider Definitive Edition, il multiplayer. Perché ammazzo la gente così. Molto semplice. Tra l'altro il multiplayer di Tomb Raider 2013 non era male, comunque. Potevano anche riproporlo forse in un altro capitolo, però non avevano voglia, a me non dispiace più di tanto. C'erano anche meccaniche carine così, trappole che ti fanno sparare la testa in giù. Nonostante sono la testa in giù, il pelato della Madonna ovviamente ammazza lo stesso, applausi per lui. per poi avere colpi infiniti e morire. E morire, sì. Però il pelato è invincibile, quindi spawn, cazzo. Siamo 24 a 23. 24 pari, però fa l'ultima kill il pelato, e questa è la storia del pelato incazzato, ragazzi. Storia incredibile, e che bella la melodia finale di vittoria. La soundtrack di Tomb Raider 2013 Rise of Tomb Raider è bellissima. Qui invece vi faccio vedere una proezza incredibile che ho fatto col TAC, che è il fucile a pompa di Advanced Warfare. Ne ammazzo uno, poi ne dimentico uno dietro, lo ammazzo, mi muovo, ammazzo, mi esalto sostanzialmente, li ammazzo tutti. Questo fucile a pompa qua è davvero bellissimo, comunque quello di Advanced Warfare è fortissimo anche. E niente, non mi ferma più, li ammazzo tutti, cazzo. Cioè, guardate, li ammazzo in aria, è incredibile. Ecco i movimenti che fanno esaltare perché si fanno azioni del genere. Cioè... non bastasse, ne ammazzo altri, 2 camperati, attacco di Cisco disponibile. Cioè, ecco perché mi piace Advanced Warfare. Perché quando fai azioni di questo tipo, che fai 8 kill di fila con quest'arma qua, con movimenti freneticissimi, che sembra il trailer di annuncio del gioco, ti esalti, cazzo. Su Advanced Warfare cosa fai? Fai la scivolata in 360? Ma andate a cagare, va. Su Black Ops 3 ho detto, o Advanced Warfare, volevo dire Black Ops 3 comunque, e poi ne ammazzo uno, vabbè. Qui invece su GTA 5 niente, se si va in giro le ragazze non possono girare la sera. This is really happening. Le ragazze non devono girare la notte, soprattutto la notte, cioè devono girare armate, se vi ricordate, no? Anche perché se non girate armati poi viene la polizia, vi incula, vedete? Però se girate armati, come suggerisce Di Pre, la notte, soprattutto perché c'è poca illuminazione, ovviamente potete reagire a chi vi rompe i coglioni. Perché? Però no, Tommy Royal no, non può reagire, lui no, perché è vestito di bianco e non è un Di Preista, quindi deve morire, cazzo. E però muoio io, cazzo, no, fanculo. Tommy Royal deve morire, come ammazzarlo con stile? Così. Grande Tommy, grandissimo. Get real! E qui invece c'è Michael in una sua attività pomeridiana, tranquilla, su GTA 5 ovviamente. Cazzeggia sempre lui. Qui in Advanced Warfare invece volevo proporre a Sledgehammer Games, per Advanced Warfare 2, quasi dovesse riproporre questa mappa qui come remastered, di prendere questo mio gameplay per farlo vedere nel trailer, ok? Cioè, guardate che azioni perfette, proprio precise, cazzo. Non ho fatto movimenti superflui o roba del genere. Li ammazzo tutti, semplicemente. E chiamo il Paladin, molto semplicemente. E quindi niente. Qua invece andiamo su Battlefield 4, in cui c'è questo signorino, in cui c'è questo tizio qua, col geniere, che si chiama Ossi HL, che mi sale sul carro armato con il geniere. E niente, io trovo un carro armato davanti, cerco di ammazzarlo, adesso non mi ricordo neanche se lo ammazzo. Però mentre cerco di ammazzarlo, guardate che fine di merda che fa. Bellissimo. Qua invece, insieme a un altro membro del plotone Mondo PN Soldiers, ammazziamo un tizio e insieme, cazzo, lo prendiamo per il culo. Perché noi siamo fatti così.
dobbiamo prendere per il culo i giocatori che perdono nel multigiocatore contro i pro, ok? E quindi niente, si cazzeggia e... si cazzeggia. Che cazzo di movimento ha fatto? Vabbè. Guardate sto tizio qua. Mette lo scudo, però gli ha messo la Temptex dietro e muore. Grande cazzo. Qua invece siamo contro un Goliath. Perché non gli faccio hitmarker? Qualcuno me lo spieghi? Vabbè, non si sa. Ragazzi, il pro deve essere anche in grado di ammazzare un Goliath. Deve essere in grado di farlo. Che bello tra l'altro lo sfondo di questa mappa. Ammettiamolo. Ammettiamo che bello. Poi niente, vedete, le microtransazioni mi permettono di comprare anche queste mimetiche qua stranissime. Vabbè, mi sta sul cazzo, ok? Sta parecchio sul cazzo. Però no. Qua invece GTA 5 stranamente si bug. Dopo anni di caricamento addirittura non riesce a caricare la casa di Michael. Boh, vabbè. Grande Rockstar. E qua niente, c'è Halo 5, su cui volevo fare una precisazione sul perché mi stanno sul cazzo questi giochi qua old school, ibridi old school, nuova scuola, ok? Cioè un misto fra COD e Quake, per dirvi. Perché ci sono ste armi di merda che one shottano, che chi le va a prendere per prima allo spawn li ammazza gli avversari. Cioè guardate, io sono andato a prenderla per prima, poi li ammazzo come cani. Che merda di sistema di gioco è? Mi sta altamente sul cazzo a me sta roba. Non sarò nato cioè, io ho giocato a Quake ai tempi, ma non mi piaceva appunto per questo. Che cazzo vuol dire chi raccoglie prima l'arma che spawna ammazza tutti? Te lo giuro, non sono un sintetico! Sì, ma stai calmo. Non sparare, per Dio, siamo fratelli! Abbassa quell'arma, subito! Abbassala. È un sintetico! Ci ammazzerà tutti! Ingazza, ma perché devo fare sta scena su Fallout 4? E poi nessuno ne frega un cazzo, parlano di cazzi loro poi, eh. Abbandonato da secoli. Ok, lo spettacolo è finito. Ma che spettacolo? Non ci sono sintetici a Diamond City, intesi? Soltanto voi e la vostra paranoia del cazzo. Troppa crudezza in Fallout 4. Tyne deve averlo portato. Guardate qua in questa cassina. Prima della cassina ho fatto una cosa che adesso scoprirete. C'è qualcuno che ti aspetta a casa. Non buttare via la tua vita con questa gentaglia. Non cercare di confondermi! Ammazzali, smilzo! Boom! Ho visto una mina prima della cazzina e sono morti tutti in automatico subito. beh, sì, questo vuol dire essere pro, in effetti. Poi invece, come in Battlefield 4, a me mi stanno sui coglioni. Quelli che ti vengono a rompere i coglioni quando sei sul carro armato col C4, ti vengono sopra a rompere i coglioni. Ma fatevi i cazzi vostri! Affrontatemi con un altro carro armato. Come in Halo, come in Battlefield 4, anche in Halo mi stanno sul cazzo. E poi fanno una brutta fine, li investo tutti e tre. Ne ho investiti tre. Poi vabbè, muoio perché erano tutti lì. Si accaniscono, raga. Si accaniscono, cazzo. Si accaniscono. Non si sa perché. Quando sei su un carro armato si accaniscono tutti contro di te. Qua invece voglio farvi vedere Rainbow Six, dopo lo spawn di Sunset Overdrive, quanto una volta morivano con un colpo. Qua siamo nella beta e morivano con un colpo. Con la carica addirittura sono morti questi. Perché hanno voluto fare la patch in cui si possono ammazzare soltanto con un colpo alla testa ai nemici oppure con 30 colpi sul corpo? Cazzo, ma quanto era bello così. Ecco, mi sta altamente sul cazzo a me sta roba. Qua invece c'è il Witcher, Geralt di Rivia. Comunque vi porterò un video su questo capolavoro di gioco e spero di portarlo bene come feci per la trilogia di Mass Effect, perché davvero merita troppo The Witcher 3, merita troppo. Che ogni volta che dice la seguente frase: I'm Geralt, a Witcher. A Witcher. Looking for a young woman, ashen hair, scar on her face. Will you let me in? Mi esalta da fare schifo. Got a few questions to start with. I'll tell you everything. I'm looking for a young woman and a minstrel. I know you. Che spettacolo. Ma quale ragazza? Pam! Ashen-haired with a sword on her back, just like me. The Witcher non si scherza. Mi voglio farmi i capelli biondo cenere anch'io, cazzo. Qui vabbè, mentre parlavo di The Witcher c'è una kill attraverso il pavimento di Rainbow Six, attraverso una botola, vabbè, lasciamo perdere. Qua invece ormai alleato, non sparare, coglione! Mai fare fuoco amico sullo smoke di Rainbow Six. Volevo farvi vedere una tipologia di kill, ovvero togliere la barricata e ammazzare quelli dietro la barricata che non se l'aspettano. È un vantaggio dei difensori che non è da sottovalutare. Cioè guardate che figata, non se l'aspetta mai. Te togli la barricata e non spari. Bellissimo. Ultimo difensore è rimasto in vita. Perché vincono i Black Ops? Perché hanno le musiche più belle. Molto semplice. Su Black Ops 3 dico. Vincono sempre i Black Ops su sto gioco perché hanno le musiche più belle. I CDP hanno le musiche di merda e per quello perdono. Già tanto se colpite qualcosa. Guardate qua, stavo cercando, dovevamo irrompere tranquillamente dentro l'aereo. Erano in tre con lo scudo e muoiono tutti e tre, cazzo. Uno rimane lì morente, che prova a cercare di rianimare. Ecco, le Nitros mi stanno sul cazzo, semplicemente perché
Cioè, è troppo facile ammazzare con le Nitro Cell. Non come trappola, ma appunto come granata, cazzo. Un po' troppo una porcata. Andrebbero un po' depotenziate, secondo me. Come in questa kill, cioè, vedete? Boh, secondo me è un po' una cazzata. E poi vabbè, in tre scudi che muoiono così per una Nitro Cell. Ecco, qua si vede bene che adesso, dopo la pace, la gente non muore più col colpi al corpo. Sì, l'ho ammazzato con un headshot, nonostante io ho sparato 50 colpi al corpo. Qui invece Sledge è l'unico che fa irruzione immediatamente e scende subito, a differenza degli altri, però poi sbaglio a colpire un alleato. Pensavo fosse un nemico, l'ho ammazzato. Cioè, non so se avete capito, che con le cariche da irruzione non potete fare irruzione subito, mentre con lo Sledge cadete insieme ai detriti. Bellissima come cosa, però dovete cercare di beccare i nemici e non gli alleati come ho fatto io. Ecco, qui ancora con la Nitro Cell faccio un'altra kill. Però scherzo la visuale di Train, vedete, è morto anche lui, tra l'altro, perché ho visto un nemico lì, ho lanciato la Nitro Cell a modo di granata e ho ammazzato tutti. Cioè, mi sembra un po' squilibrato come cosa. Qua invece, in privata, stavamo vedendo che un colpo a corpo sullo scudo toglie lo scudo dall'attaccante, ok? E niente, stiamo verificando questo, se non che una verifica di troppo ha fatto questa scena qua, in pratica. Guardate. Pam! E beh, qui invece siamo verso la fine del video. Dovete stare attenti perché ero 27-29 per l'avversario e voleva fare il 360 l'avversario. Storm Vamps si chiamava l'avversario. L'ho ammazzato. Ho fatto una rimonta dal 27-29 con tre cecchinate e l'ultima su di lui. Ok. Lui tra l'altro era in vantaggio di parecchio, io stavo tipo a 20, lui a 29. Si è fatto recuperare perché cercava di fare il 360, ok? Qui faccio la kill, la partita seguente cosa succede? Stessa roba, 26-29, ero addirittura 19-29, lui cercava sempre di fare il 360 e si è fatto rimontare di nuovo, si è fatto inculare il cecchino che voleva con cui voleva fare il 360 e si è fatto inculare di nuovo la partita, 30-29, nonostante era in vantaggio di brutto, soltanto voleva fare il 360. E allora cosa ci insegna Storm Vamps? Dopo questa kill qua che mi concede la vittoria praticamente, che adesso dovrebbe arrivare. Eccola. Cosa insegna Storm Vamps? Ci insegna che prendere in culo due volte va bene, però la terza basta. Vedete qua la stessa situazione di prima, però adesso non cerca più il 360, ma chiude la partita con la forza. Cioè, le a mali estremi, estremi rimedi. Cioè, lei si fa inculare sempre. A quel punto prende la spingarda e ammazza il nemico. Spero che questo video vi sia piaciuto. Spero di portare il terzo episodio prima del 2017 e al prossimo video e buona domenica a tutti. Ciao a tutti!